spaccio di cocaina, estorsioni, furti nelle aziende agricole per estorcere denaro da Tuturano a Collepasso a Casarano, 10 arresti all'alba da parte dei carabinieri. Respinti i ricorsi degli imputati, condanna definitiva per Raffaele Brandi e il suo gruppo, esponenti SCU Brindisini degli anni 90, la DIA di Lecce notifica i provvedimenti. Lui è arrestato, il cognato ricercato, i carabinieri stringono il cerchio sulla banda della rapina violenta da 25.000 euro in un mobilificio a Francavilla, si cercano altri due complici. Mentre il video girato a Torre Pali scatena le polemiche, la figlia della donna protagonista replica le accuse: mia madre non ha abbandonato alcun rifiuto, c'è stato un equivoco, andremo avanti per vie legali. A poco più di un mese di distanza dallo sbarco a Torre Colimena sono arrivati sull'isola di San Pietro 83 migranti pakistani, di cui 12 minori, stanno tutti bene. Un corso intensivo di formazione da educatore socio-pedagogico è stato presentato da Unisalento con l'assessore regionale Sebastiano Leo, iscrizioni fino al 30 settembre. In anteprima per voi il nuovo video parodia di Piero Ciacchi e la sua grande famiglia, si tratta di Cautus Salentino, da domani disponibile sul web. In conferenza stampa il presidente Sticchi Damiani ha illustrato il progetto del Via del Mare pensato dalla società giallorossa, ma dipende dal sindaco Salvemini. Il tabellone tornerà sulla tribuna est.